Buon pomeriggio a tutti, benvenuti. A nome del comitato organizzatore di Festival Letteratura ringraziamo lo sponsor 7plus per aver contribuito alla realizzazione di questo evento. Diamo il benvenuto ai nostri ospiti, Anna Rosa Buttarelli, Stefano Rodità e Marina Serrano. Vi preghiamo di silenziare o spegnere i vostri cellulari. Vi ricordiamo che non è consentito fumare nell'area dell'archivio del cortile. E vi ricordiamo che al termine della conferenza il contatto con gli autori e per i vostri autografi dovete rivolgervi qui sul palco e non nel piccolo stand sui libri, coi libri. Grazie e buon ascolto. Pronto? Com'è? Siamo di una puntualità sconcertante. Oggi pomeriggio siamo in qualche modo qui a parlare di amore, perché il libro da cui prendiamo spunto per questa conversazione si chiama Sovrane, l'autrice Anna Rosa Buttarelli, è un libro di intenso amore per il mondo. E quindi è un libro squisitamente politico, perché la politica è amore per il mondo, è districare le nostre vite dal potere. Ed è un libro di grande fiducia in una conversione trasformatrice e in un ricominciamento politico. Posso usare questo? Uso questo intanto. Dicevo, è un libro di grande fiducia in una conversione trasformatrice, un ricominciamento politico a partire dal due che siamo, donne e uomini, due di cui mai si è tenuto conto. Ecco, non aver tenuto conto di questo due, della differenza femminile, secondo Anna Rosa è all'origine di ogni altra ingiustizia e che non può essere sanata se non in questa prospettiva. Quindi è vano sperare in un mondo più giusto e meno infelice senza pensare a un'idea di sovranità diversa da quella che orienta la democrazia rappresentativa, ovvero senza tenere a conto delle donne, del loro pensiero e della fonte della loro autorità. E invece questo pensiero delle donne all'idea dell'esercizio di un'autorità che non coincida con l'esercizio del potere, all'idea di un dispositivo di regolazione della convivenza umana che non abbia a che vedere con la brutalità del dominio e dei rapporti di forza, il mondo della politica maschile resta ostinatamente sordo. Lo vediamo anche questi giorni, questi dibattiti, questi giorni, bloccando il flusso del cambiamento, che è il comportamento tipico del potere e che trattiene e non fa fluire, in ultima analisi bloccando la politica tout court. Ne parliamo naturalmente con Anna Rosa Buttarelli, insegna ermeneutica filosofica e filosofia della storia all'Università di Verona, fa parte della comunità filosofica di Ottima, ha ideato e coordina il Master Biennale Consulenza Filosofica di Trasformazione presso l'Università di Verona, ha studiato molto Maria Zambrano, fa un sacco di altre cose, fra cui il Festival Letteratura di Mantova, mi pare di aver detto a sufficienza. Il professor Stefano Rodotà, la sua attività, come sapete, si divide tra politica e mondo accademico, è stato professore di diritto civile a Macerata, Genova, Roma e ha collaborato con diversi istituti universitari nazionali. Deputato 79-94, prima nelle liste del PC
come l'indipendente, poi quelle del PDS, si è occupato in prevalenza di problemi istituzionali facendo parte di commissioni bicamerali per gli affari costituzionali e le riforme. Nel 94, al termine di una legislatura durata solo 2 anni, decide di tornare a insegnare pur non cessando di interessarsi a temi politicamente rilevanti come la difesa della privacy in qualità di presidente dell'autorità garante anche in ambito europeo. Si è anche occupato di impatto delle nuove tecnologie in campo medico, è stato candidato alla presidenza della Repubblica. Ecco, io comincerei proprio da te, abbiamo deciso, decidiamo del tu, e ti chiederei appunto di dirci per cominciare le impressioni derivate dal contatto tra il tuo pensiero politico e il pensiero politico rappresentato da questo libro, che si potrebbe forse definire un pensiero politico non ortodosso, noi preferiamo chiamarlo pensiero politico della differenza femminile. Come accade quando da un libro si è imparato molto, o uno dovrebbe poi tacere e meditare un po' di più, oppure sorgono moltissime domande. Io comincio subito con una domanda che nasce da un fatto che colpì molto mia moglie e me quando scrivemmo un saggio, poi fece parte di un libro sulla famiglia, ricostruendo la riforma del diritto di famiglia in Italia nel dopoguerra. Perché quando all'Assemblea Costituente si arrivò a un punto nodale, quello della parità dei coniugi, due personalità di grandissimo rilievo, due giuristi, Vittorio Emanuele Orlando, fondatore, oltre politico di grande rilievo, fondatore del diritto pubblico in Italia, e Piero Calamandrei, che oggi noi identifichiamo quasi con la Costituzione, ma che all'inizio non... posso essere sincero, non aveva colto tutte le implicazioni, dissero, ma come? Questa parità non la possiamo mettere in Costituzione, perché il Codice Civile prevede che il marito sia il capo della famiglia. Io non vi racconterò quelle che sono state poi le non eccelse repliche giuridiche, ma vi dirò, e questa è la ragione della mia domanda, come rispose una donna all'Assemblea Costituente dopo questi due discorsi. La donna si chiamava Maria Maddalena Rossi e disse: se questo è il codice civile, le donne italiane lo cambieranno. Non disse il Parlamento italiano, non disse le istituzioni italiane lo cambieranno. Questa espressione ci ha sempre colpito molto, mi è tornata in mente proprio oggi pomeriggio, e questa è una domanda già che io rivolgo ad Anna Rosa Puttarelli: se noi siamo già di fronte a una forma di esercizio dell'autorità femminile, che in quel momento fondativo della Repubblica coglieva un dato molto forte, cioè la presenza delle donne come elemento di cambiamento radicale. Perché noi non dobbiamo dimenticare, e questo ve lo dice chi fa il mestiere di giurista, che il codice civile è stato veramente il piano dei rapporti sociali dalla fine dall'inizio dell'Ottocento, quando si scrive il codice per eccellenza, il codice Napoleone, il codice civile francese, per tutta la storia dell'Europa continentale, forse non di tutta, perché c'è un altro passaggio che io vorrei ricordare, e ci sono due codici che influenzano l'Italia in quegli anni, due codici civili. Uno è il codice Napoleone, straordinariamente maschilista, anzi Napoleone ostentava tutto questo, perché lui era stato molto colpito con la campagna, quando fece la campagna d'Egitto, del rapporto che l'Islam prevedeva tra marito e moglie, tra moglie, tra donna e uomo, e quelle che furono chiamate le turcherie di Napoleone, che entrano profondamente nella cultura del tempo.
Però attenzione, l'Italia conosce un'altra influenza, perché nell'area che è quella del Lombardo-Veneto, dove invece vigeva il codice di Maria Teresa, non dirò che rovesciasse questo paradigma, ma riconosceva la donna maritata, che invece nel codice civile francese era priva di potere sul suo stesso patrimonio, riconosceva invece questa autonomia. E poiché, e io ricordo questo, perché la fondazione giuridica del tempo era tutta proprietaria, attribuire potere proprietario alla donna era in qualche modo un modo per scardinare questo meccanismo. Le donne italiane, quando l'Italia viene unificata, nell'area del Lombardo-Veneto fanno un passo indietro, perché perdono quello che il codice teresiano aveva dato. Allora, questo è l'avvio ovviamente di un giurista che pone due domande, perché è molto persuasivo il percorso di Anna Rosa Buttarelli, e per me persuasivo per molte ragioni, anche una ragione che vorrei dire di metodo. Tante volte, se devo essere sincero, io sono stato e continuo a essere un grande frequentatore della riflessione delle donne, credo di aver imparato molto. Se poi l'ho messa bene a frutto, questo è un altro affare, ma devo riconoscere un debito. E tuttavia, con altrettanta sincerità, devo dire che in molti casi anche ricerche importanti si impigliavano un po' in una sorta di dogmatismo astratto, che invece fin dalle prime pagine viene sciolto, e poi nella straordinaria parte finale ecco dove c'è il rovesciamento anche di questo modo di guardare. Questi capitoli finali sono la sapienza al governo, con una serie di ritratti di donne, e rigovernare non solo in cucina, due esperienze contemporanee, Brescia e Ostiglia, Mantova, sono una fondazione di un pensiero che mi pare lì trovi una evidenza assolutamente straordinaria. Naturalmente tutto questo porta in molte direzioni. Io sono molto rapido, perché ci sono altre due o tre domande che voglio fare. Anzitutto c'è una citazione che io trovo molto importante, la citazione di Maria Zambrano. Maria Zambrano è in qualche misura perfino un filo conduttore di questo libro. Io ho conosciuto e un po' frequentato Maria, frequentato è una parola difficile, ho conosciuto e visto molte volte Maria Zambrano a casa di Elena Croce, una donna di poche parole, una presenza molto inquieta e anche in qualche momento molto inquietante, perché avevo l'impressione sempre di essere, non dico sorvegliato, ma guardato, che è una cosa molto molto Maria Zambrano viene qui citata con un riferimento che mi ha fatto molto pensare, perché poi incontra il modo in cui io ho lavorato. L'unica cosa reale è la vita quotidiana. Ora, se oggi c'è un problema che non dico la dottrina giuridica, ma il modo di intendere il diritto fatica a comprendere, è la vita quotidiana, come fa fatica a comprendere la vitalità delle relazioni, la vitalità delle relazioni affettive, amorose. Perché? Io uso sempre un riferimento, che è una citazione di Montaigne. Montaigne dice: la vita è un movimento irregolare, multiforme, c'è una terza parola che adesso mi verrà in mente, ed è esattamente il contrario del diritto, se noi vediamo, perché il diritto richiede regolarità, uniformità e certezza, mentre la vita quotidiana è affidata anche al mutamento continuo. Chiudere la vita quotidiana, ecco quello che è stato uno dei risultati di un'idea di sovranità, che non era un'idea di sovranità legata soltanto alla sovranità dello Stato,
ma il fatto che c'era una sovranità sulla vita quotidiana che era per definizione incardinata nella figura e nel potere maschile. E quando noi oggi sentiamo ricordare il in tempi di democrazia diretta, partecipazione elettronica, sentiamo evocare l'Agorà di Atene, ma ricordiamoci che nell'Agorà di Atene le donne non entravano, come non entravano altre figure, lo schiavo. E quindi queste sono assonanze inquietanti, perché ci sono elenchi ancora dell'Ottocento in cui una serie di figure escluse, per esempio dalla rappresentanza insieme alle donne, erano quelle che venivano considerate appunto in qualche modo figure marginali e non accettabili da una società. E quindi avere costruito attraverso il potere sovrano all'interno della vita un potere maschile è un dato dal quale non possiamo prescindere. E non posso, allora il discorso sulla vita quotidiana mette fortemente in discussione il modo in cui il diritto ha fino a questo momento considerato la vita quotidiana. Perché per esempio, se io faccio dei riferimenti che forse sono impropri, ma in questo contesto, ma aiutano a capire quello che io penso, che non è detto poi che rispetto a questo libro dimostri che l'ho capito fino in fondo, ma quando per esempio intorno alla vicenda di Eluana Englaro si è discusso molto se esiste o no un diritto ad autodeterminarsi, il tema dell'autodeterminazione è un tema capitale, perché vuol dire che la vita quotidiana delle persone, il nascere, il vivere e il morire, non è soggetto a un'autorità sovrana esterna, ma deve essere governata dall'autorità, adesso uso una parola inquietante sulla quale io chiudo, l'autorità della persona. Ma tornerò tra un momento, perché c'è un'altra citazione, questa volta è di Simone Weil: libertà di essere pienamente nelle condizioni di scegliere i gesti necessari alla vita. Devo dire che io userò molto in futuro questa formula, che trovo molto più felice di quella tipica del nostro lessico di giuristi, cioè l'autodeterminazione. Questa formula la rileggo perché mi sembra particolarmente forte, c'è uno spostamento radicale dell'idea di autorità e di sovranità. Libertà di essere pienamente nelle condizioni di scegliere i gesti necessari alla vita. Perché qui c'è esattamente il contrario della persona che deve essere in qualche modo obbligata a chiudersi in sé per poter compiere gesti di libertà. Pienamente nelle condizioni. Chi contribuisce? Questa è la domanda che nasce a questa pienezza delle condizioni. Quali sono i soggetti? Quali sono i doveri delle istituzioni? Passa tutto questo attraverso la rappresentanza così come l'abbiamo costruita? Il capitolo finale di questo libro io non lo vedo soltanto come una messa radicale in discussione dell'idea di rappresentanza storica, ma certamente un rovesciamento di un'idea di rappresentanza che prescinda da quello che è il lavoro dei rappresentati, cioè l'idea della contrapposizione rappresentato-rappresentante, che apre poi la questione di come il rappresentante sia effettivamente rappresentato, quali sono i suoi poteri di controllo e via dicendo, trova in quel capitolo finale delle indicazioni molto preziose. Voglio aggiungere, perché se no vado troppo in là, una domanda, perché alla pagina, ed è un punto invece che mi mette, devo dire, in grande imbarazzo, perché io ho lavorato molto anche, pensavo, seguendo delle indicazioni che venivano da una riflessione sul pensiero femminile, sotto le mentite spoglie della persona spunta sempre l'individuo, qui scritto con lettera maiuscola, come titolare di diritti, i quali, anche se umani, sono legati a doppio filo al presidio della legge e della sovranità assoluta dello Stato. Poiché Marina Lagni mi poneva il problema di che come mi sento il rapporto con il mio modo di ragionare, con il
modo in cui ragiona e argomenta e sottolinea Anna Rosa Buttarelli, qui c'è un punto che io voglio esplicitare, perché presidio della legge e sovranità assoluta dello Stato sono invece due punti che proprio attraverso l'uscita, perché i giuristi hanno sempre lavorato con un modello che è quello del soggetto astratto. Il soggetto astratto non è un'invenzione dei giuristi, lo sapete benissimo, ma il soggetto astratto è il grande strumento che alla fine del Settecento consente, con una mossa politica, di uscire dalla società cettuale degli stati. Si dice tutti sono uguali, questa è una mossa, e si costruisce il soggetto astratto, e all'interno della costruzione giuridica del soggetto astratto non entra la vita delle persone, perché la vita delle persone può riproporre, storicamente c'è una ragione, può riproporre qualcosa di cui in quel momento ci si voleva liberare. La stessa possibilità di associarsi, voi sapete bene, era vista con ostilità dalla Rivoluzione Francese, la legge delle Chapelier vieta l'associazione, quindi affida tutto all'individuo. Da un certo momento in poi, io credo che questo fosse un percorso da iniziare, non lo do per concluso, come si recupera la vita delle persone? Si recupera uscendo dalla gabbia del soggetto astratto. Io non ho trovato una parola, la parola persona si porta dietro molte ambiguità, non ne ho trovato un'altra, perché mi sembrava che fondare sulla persona e sull'umanità, prima ancora che sul dominio della legge, sulle istituzioni, i suoi diritti, fosse la strada da perseguire, e che quindi la persona fosse il riferimento. Poi naturalmente ne possiamo discutere, io ne discuto da sempre con il mio amico Roberto Esposito, e non a caso qui viene poi citato quello che ha scritto proprio su questo punto Hannah Arendt, sull'impersonale, punto molto importante, ma a mio giudizio non decisivo, ecco perché c'era questa domanda. L'ultima notazione che voglio fare è che la dissoluzione della sovranità, che è qualcosa che non può essere messa in discussione e che mette in evidenza una debolezza dell'idea di sovranità così come è stata costruita nella modernità, e i tuoi antecedenti qui vengono molto puntualmente ricordati, l'esito di questa costruzione è quello estremo, ma in qualche modo coerente, di Carl Schmitt, che viene qui ricordato: sovrano è colui che decide in stato di eccezione, cioè di fronte alle difficoltà ci deve essere un potere sovrano, che è il potere maschile storico. E devo dire, qui è ricordato anche, che c'era stato un tentativo di dissolvere, un tentativo democratico di uscire, che era quello di Hans Kelsen, che scrive un grande libro sul problema della sovranità, che esce subito dopo la prima guerra mondiale, ma in realtà era stato scritto prima della, e poi per varie vicende viene pubblicato dopo. Quindi è una storia lunga, non è soltanto perché a un certo punto gli stati nazionali si dissolvono, si diluiscono nella dimensione globale, che la sovranità westfaliana viene messa in scacco e in discussione. Alla sua origine c'è qualcosa che le impedisce di sopravvivere in un mondo in cui una serie di modalità che qui vengono benissimo indicate in questo libro non sono più ricacciate sullo sfondo, ma assumono una rilevanza determinante. Ed ecco perché oggi la ricostruzione della sovranità non può essere assolutamente, e qui nel sottotitolo è l'autorità femminile, ed è un punto ineludibile, perché se uno lo guarda da un altro punto di vista, la questione non è ricostruire sovranità, ma se vogliamo anche, perché il titolo è sovrane al femminile, ma ricostruire sovranità attraverso autorevolezza, attraverso pratiche sociali,
e questa è la indicazione che va molto al di là di quello che potrebbe qui sembrare una riflessione soltanto sull'universo femminile. Infatti ha posto moltissime questioni, ti chiederei gentilmente. Posso dire una sola cosa? Un'altra cosa, no, lo so, che mi ha sempre colpito molto. Ecco, c'è un canto delle Mondine, cioè, Giovanna Daffini lo cantava, che dice: sebbene siamo donne, paura non abbiamo, abbiamo delle belle buone lingue e ben ci difendiamo. Seconda parte: abbiamo delle belle buone lingue e in lega ci mettiamo. Straordinario, cioè il potere della parola associata al potere politico. Poi scusa, ma voglio sentire, poi io dico queste cose un po' così. Ma aggiungo, dato che Rodotà ha chiuso sull'autorità, di dirci qual è la fonte dell'autorità femminile. E perché tu nomini un ambito sapienziale, invece a Rodotà vorrei chiedere: Habermas dice che l'esclusione delle donne dalla democrazia, no, per dopo, non è stato uno spiacevole incidente, ma esattamente il risultato che si voleva ottenere. Secondo lei perché gli uomini hanno bisogno di schiacciare le donne? Se la tenga per la fine, adesso parla la Narosa. Aiuto, due. Funziona, bene. Funziona. Io credo di poter dire che Stefano Rodotà ha compreso fino in fondo quello che questo libro voleva portare con sé. E nel dire questo, cioè, io ho una certa commozione, perché non si è potuto dire tante volte nella storia che un uomo, e un uomo di grande valore, di grande cultura come Stefano Rodotà, abbia letto e abbia compreso quello che molte donne nella storia hanno voluto e desiderato offrire come interlocuzione agli uomini che la stavano facendo la storia. Quindi è come dire, qualche cosa che avviene in questo momento, lo dico davvero perché non è la prima volta che cerchiamo un'interlocuzione di questo tipo e di questa profondità, e quindi si può dire che oggi è avvenuto qualche cosa che abbiamo cercato davvero molte volte nella storia. Nella prima offerta di scambio che Stefano Rodotà ha fatto, ha citato l'intervento nel momento della redazione della carta costituzionale di quella donna che ha detto la carta verrà cambiata dalle donne, il codice civile verrà cambiato dalle donne, e osservava Stefano Rodotà, non ha detto Parlamento, non ha detto nessun altro luogo istituzionale. Sì, è il modo, si può dire, tipico, se fosse possibile dire così, è il modo qualificante, e questa è la parola giusta, il modo qualificante, quello che ha usato quella donna per indicare la preferenza che si rintraccia nella storia dell'agire femminile nei confronti delle cose da cambiare. Siano esse ad esempio anche codici civili o addirittura carte costituzionali, perché si è tentato anche all'epoca della rivoluzione francese da parte di Olympe de Gouges di cambiare la carta costituzionale che stava per essere approvata dal Parlamento francese, e sappiamo com'è finita Olympe de Gouges. Quindi
nel momento in cui donne ritengono che nella storia che quello che si sta facendo per la convivenza comune a livello di istituzioni oppure per la redazione di carte che le garantiscono queste istituzioni la convivenza e non ritengono che non funzioni come stanno facendo le cose gli uomini che le redigono, non si appellano quasi mai alle istituzioni stesse, molto, molto, molto di rado. Ma cosa tentano di fare? Tentano di mostrare nei comportamenti della vita quotidiana, per l'appunto, non solamente là dove le donne sono sempre state più presenti, cioè nell'ambito familiare, ma là dove lo sono state anche non troppo tempo fa, devo dire nelle scuole, sicuramente dopo il Medioevo, nelle scuole, nell'istruzione, eccetera. È lì che cercano, nei luoghi dove agiscono giorno per giorno, di mostrare come si deve fare, come si potrebbe fare, come forse sarebbe meglio fare, perché ciò che viene sancito poi istituzionalmente possa garantire una convivenza civile dove passi qualche cosa di più che la garanzia, che non vengano violati dei diritti o la garanzia che la legge stabilisca dove sono i confini dell'agire individuale per l'appunto, ma venga garantito qualche cosa di più di tutto questo, venga garantito il vivere umanamente, anche se questo vivere umanamente va ridiscusso e ridefinito ogni volta che viene messo in discussione o ne viene violato il sentire. Ecco, certo si trattava quindi di un'espressione dell'autorità femminile, quella di quella donna, Maria Maddalena Rossi, di governare i territori che aveva unificato, che aveva pacificato. In che modo? Per esempio, lei, una cristiana, credente, togliendo i privilegi al clero che allora li deteneva in una forma che scandalizzava chi osservava e chi li subiva. Ecco, per dire un aspetto, c'è sempre nel modo di agire anche delle sovrane qualche cosa che le qualifica in una maniera divergente da come agiscono normalmente i sovrani, perché lo sguardo non è mai, almeno non, è spesso, non è mai è troppo, è spesso rivolto al mondo per l'appunto, non al mantenimento del proprio potere o della propria sovranità. E al mondo e alle sofferenze del mondo, a quello che il mondo subisce storicamente a seconda dei momenti in cui si osservano le cose che accadono. Le sovrane, almeno quelle migliori, diciamo così, hanno un modo di agire la loro sovranità, il loro potere effettivo, in cui si rintraccia sempre che la priorità è del mondo, non è del loro stesso potere o di quelli che le circondano, e si potrebbero fare esempi. Maria Teresa è una di queste. Per quanto riguarda anche il riguardo che ha avuto Stefano Rodotà rispetto al diritto di famiglia alla tutela, diciamo, della presenza delle donne all'interno della famiglia e al loro posto nelle eredità, eccetera. Possiamo ricordare per esempio anche Eleonora d'Arborea, che quando ha avuto la possibilità di redigere la famosa Carta dell'Ovu ha regolato in una maniera liberatrice, diciamo, la presenza delle donne nella società civile.
la questione della vita quotidiana, la questione della vita quotidiana è centrale ed è, diciamo, dirimente rispetto alla politica differente che perseguono le donne. Perché, per quale motivo? Perché il confronto che ha fatto Stefano Rodotà è in qualche modo illuminante. Si è sempre ritenuto, o almeno i giuristi hanno ritenuto, che la vita quotidiana sia il luogo del privato, diciamo, almeno dall'età moderna in poi, ma anche il luogo del disordine in qualche modo, il luogo dove governano gli affetti e dove, essendoci molto presente le donne, appunto la razionalità è spunta. Ora, la vita quotidiana, perché possa esistere e perché possa essere tenuta in ordine e perché possa garantire la continuità della vita di tutti e di tutte, in realtà è estremamente disciplinata. Ovvero, per poter tenere in ordine la vita quotidiana laddove la si vive, nelle famiglie o nei luoghi di lavoro o nei luoghi di scambio sociale, nei luoghi dove siamo compresenti uomini e donne, perché possa essere mantenuta, diciamo, a livelli di civiltà, occorre una rigorosa disciplina, una disciplina che riguarda le relazioni. Quindi qualche cosa che certo non è stato assunto nella razionalità della giurisprudenza o nell'orizzonte dei giuristi di qualche tempo fa, diciamo, o fino a qualche tempo fa. Ma perché? Perché i riferimenti di metodo e di disciplina che presiedono la vita quotidiana vengono per l'appunto da quella tradizione a cui io faccio riferimento nel mio libro, la tradizione sapienziale, che è quella che ha orientato, per esempio, le regole monastiche. Le regole monastiche che governano lo scorrere della vita quotidiana secondo metodo e disciplina, perché gli esseri spirituali l'hanno capito, che per vivere quotidianamente in modo ordinato e tenere alta la vita anche dell'interiorità, tenere nutrita la vita dell'interiorità, che poi è quella che nutre la vita delle relazioni e la vita degli scambi sociali, occorre governare la vita quotidiana secondo un metodo che fa riferimento all'alternanza tra passività e attività, cioè vuol dire tra un agire sommesso, si può dire, non roboante e non immediatamente pubblico, e una riflessione su ciò che si deve fare, su ciò che si è fatto, per poter correggerlo. L'ora e labora all'interno dell'ordine monastico ha questo senso, ha il senso della ricostituzione nel momento della preghiera o della meditazione di quella forza e di quell'energia spirituale che serve per poter continuare a tenere in ordine i rapporti, in un orientamento civile e umano i rapporti, che è quello che molto spesso fanno le donne da sempre all'interno della loro vita quotidiana, per l'appunto. Il riferimento a Simone Weil è condiviso, mi pare di aver capito, dalla riflessione di Stefano Rodotà, e l'essere pienamente nelle condizioni di scegliere i gesti necessari alla vita fa riferimento a quello che ho detto un minuto fa. Per poter avere questa libertà, secondo Simone Weil, e io assumo all'interno del mio percorso, della mia proposta, la posizione di Simone Weil, che ha preso nel momento in cui stava per terminare la Seconda Guerra Mondiale. Lei finiva la sua vita, stava per finire la sua vita a Londra, e pensava a cosa poteva accadere nel momento in cui
la seconda guerra fosse finita e le nazioni d'Europa si fossero trovate a ricostituire la vita comune e a trovare appunto le parole precise e necessarie per scrivere le loro carte costituzionali. E in quel momento si mette a scrivere la prima radice che è costituita da due parti. Una parte, la principale, è quella che tenta di mettere sotto gli occhi di quelli che saranno i padri costituenti e le madri costituenti delle nazioni d'Europa, tenta di mettere sotto gli occhi di queste persone le priorità o le radici da cui deve partire tutto il percorso che ricostituisce la vita comune. E quelle radici lei le pensava precisamente nei luoghi in cui l'anima va a cercare il nutrimento, perché in analogia con i nutrimenti del corpo il pensiero di Simone Weil è un pensiero che si può dire materialista o di un materialismo spirituale. Non dimentica mai il lavorio della materia e come quello che noi chiamiamo materia si comporta, e da lì prende insegnamento per come si comportano anche gli esseri umani, non solo nei loro scambi ma anche interiormente. E dunque per questo lei propone di partire da un esame rigoroso dei nutrimenti di cui l'anima ha bisogno per poter sopravvivere esattamente come il corpo ha bisogno di certi nutrimenti per poter sopravvivere e vivere pienamente, perché questo è il punto. Non si tratta solo di sopravvivenza, che a volte è garantita dalle costituzioni. Qui si tratta di vivere pienamente, e per vivere pienamente occorre mettere le radici della generazione dei diritti all'interno di quella materia di cui sono fatti i bisogni dell'anima, e da lì la generazione dei diritti, secondo Simone Weil e anche secondo il mio modo di vedere, e non solamente mio ma di molte altre donne che hanno cercato appunto di dire la stessa cosa in altri momenti della storia. Ecco, la generazione dei diritti bisogna farle mettere le radici all'interno di ciò di cui l'anima ha bisogno. Per esempio, una delle cose più incredibili, i sovvertimenti incredibili della proposta di Simone Weil riguarda l'idea di libertà, che nel mondo contemporaneo, come dire, è molto consegnata a un'idea tarda di libertà, che è quella della libertà di muoversi liberamente, che deve essere sacrosanta, e di, secondo quella vecchia idea, di poter fare tutto quello che purché non nuoccia ad altri. Ecco, l'idea di libertà è un po' povera, questa idea di libertà in realtà, che è molto regolata sulla quella concetto di individuo a cui poi arrivo per continuare l'interlocuzione con Rodotà. È un po' povera, perché invece l'idea di Simone Weil è sorprendente, dato che pensa che libertà è avere poche scelte. La sua idea di libertà è quella di avere davanti a sé, non solo sul mercato, che invece garantisce nell'immaginario contemporaneo la libertà, una libertà illimitata, no, di scelta. Ecco, l'idea di Simone Weil per poter vivere pienamente la vita e avere la disponibilità piena dei gesti necessari alla vita si radica in questa idea del fatto che si è liberi nel momento in cui, quando si deve agire, si possono avere poche scelte davanti, cioè quando l'anima non cade nella perplessità dell'innumerevole opinionismo o delle innumerevoli posizioni, delle innumerevoli opinioni, delle innumerevoli offerte indistinte che possono venire fuori
anche nel mercato della cultura, per esempio. L'anima, per essere libera, ha bisogno, secondo Simone Weil, come dire, di poter scegliere liberamente ciò che la nutre, e ciò che la nutre non può essere molte cose, non possono essere molte indifferenti cose. E quali soggetti la possono garantire, chiedeva Rodotà, quali soggetti possono garantire che venga pienamente, che ci siano queste condizioni di pienezza per cui la qualità di ciò che chiamiamo vita possa scorrere, possa esserci? Quali soggetti? Ecco, rispondere a questa domanda è come dire, mi obbligherebbe in qualche modo a disegnare qualche cosa che potrebbe avere l'idea di un'istituzione che viene fuori dalla mia bocca, e non è il metodo che seguo, per l'appunto, anche se un'ispirazione ce l'ho. Io so che i soggetti che possono garantire queste condizioni sono soggetti anche istituzionali che possono venire orientati nell'elaborazione del loro modo di funzionare e di garantire la vita di convivenza, possono essere orientati da quello che l'autorità femminile ha proposto nella storia. Le forme istituzionali le dobbiamo discutere in un altro modo, diciamo. Ecco, la questione dell'individuo è una questione importantissima che riguarda tutta la discussione di filosofia politica, che dalla modernità, da quella che si vuole chiamare età moderna, dall'età moderna in poi. Posso dire, per la brevità del nostro scambio, che l'idea di individuo, come dire, è sempre stata un po' ostica all'orecchio femminile, non è mai stata molto accettata, proprio la concettualizzazione, diciamo, dell'idea di individuo all'interno della filosofia politica moderna, perché poi ha originato, per l'appunto, una forma del diritto che garantisce, ha garantito, ha cercato di garantire i diritti individuali, per l'appunto. Perché non funziona bene all'orecchio delle donne, che è un orecchio estremamente sensibile a quello che chiamiamo livello simbolico dell'agire, cioè al modo in cui si nominano le cose che si intendono fare, perché il modo con cui si nominano le cose che si intendono fare le realizza, e quindi se c'è qualcosa di impreciso nel modo con cui si nominano le cose che si intendono fare, ciò che si realizzerà sarà impreciso, quando addirittura non offensivo, quando addirittura appunto non violi qualche cosa di molto importante delle singolarità. Ecco, forse singolarità è qualche cosa di più accessibile all'idea che scorre nelle pagine di molte pensatrici, Maria Zambrano sicuramente, anche se è una pensatrice che usa il concetto, il lemma persona, ma lo lavora in una maniera completamente sua, che non è il concetto di persona che viene da lontano, bisognerebbe appunto parlarne a parte di questo concetto di persona di Maria Zambrano. Ma in generale le pensatrici sono più vicine all'idea della singolarità, che in qualche modo evoca la unicità dell'esistenza. Tanto per dire, se fosse così, se si fosse usata questo nome, se si fosse entrata in quest'area semantica, se si fossero usati lemmi simili a singolarità, non ci troveremmo probabilmente di fronte alla necessità della medicina oggi di ripensarsi per riformarsi, andando incontro nell'orizzonte di trasformazione alla medicina del singolo caso.
perché ci si è accorti che dire individuo in qualche modo significa dire, per altri aspetti, indistinto universo di esseri umani.